Y Ra Kut. L'elettricità, l'elettricità, magia, magia. Ma tutto si può spiegare, tutto. Basta riflettere, basta riflettere. Non c'è più magia, non c'è conoscenza. Diga di Hirakut, si ha ben il diritto di sentirsi fieri, ed è fatta con niente. Un cesto di terra dopo l'altro, una pietra sull'altra. Cuore. Ah sì, ce n'abbiamo messo del cuore. Ed ecco il fiume Mahanadi, quasi parallelo al Gange. È un esempio delle forze della natura. Non v'è ponte capace di resistere alla furia delle acque quando vengono rese turbinose dai monsoni. Si è cercato di dominare questa furia. Nel Mahabharat, il grande poema epico dell'India, e specialmente nella Gita, il libro dedicato alla filosofia della vita, è detto che ogni parola che si pronuncia e ogni azione che si compie restano sempre davanti a noi come immagini riflesse in uno specchio. E il giudizio non sarà pronunziato che dopo. Ed è detto inoltre, il sapiente e l'ignorante sono egualmente felici, gli infelici sono i mediocri. La verità è in ogni cosa, e anche, sia pure parzialmente, in ciò che non è vero. Il karma, cioè l'azione, rappresenta il dovere dell'uomo. È stato costruito lo sbarramento di Hirakud, una diga lunga 43 chilometri. Si stanno costruendo le vie d'accesso. Il cui livello sale ogni giorno. Le cime degli alberi ricordano che un tempo la giungla arrivava fin qui. Nel cantiere eravamo in 35.000. Era duro, sì, ma ce l'abbiamo fatta. 7 anni di lavoro. Ma per me il tempo è volato. Un colpo di piccone su un colpo di piccone. Un cesto di terra dopo un cesto di terra. Una pietra dopo l'altra. E abbiamo escavato, perforato, spianato, costruito. Quanto? Incredibile quanto materiale è servito, quanto c'era di meglio come attrezzi, come autocarri, come congegni. È incredibile quanta roba. Voglio aver costruito una diga così.
Adesso sembra niente. La gente... In fondo capisco mia moglie. È triste andarsene e lasciare tutto questo. Ma lei non pensa a quello che ancora possiamo fare. In fondo...